Ben ritrovati a tutti, cari amici di MyBox TV. Ci ritroviamo così dopo un anno ad organizzare il 54esimo Carnevale di Galatone, organizzato da sempre dalla società operaia Antonio De Ferraris, che anche quest'anno mi onora di organizzare questa bellissima manifestazione. Il Carnevale quest'anno è un carnevale lungo come calendario, e il Carnevale di Galatone quest'anno vedrà una novità. Qual è la novità? La novità è che si sdoppierà in due giornate, l'8 e il 10 di marzo. Uno sdoppiamento così voluto da me e anche dagli amici della società operaia, in modo da far coinvolgere di più a Galatone altre realtà carnevalesche e a partecipare. E vi dico così, a 10 giorni che è partito questa macchina organizzativa del Carnevale di Galatone, i risultati ci sono, perché già abbiamo una risposta certa come partecipazione di gruppi mascherati provenienti anche da Melissano, da Collemeto e da Nardò. Ma la novità principale sarà quella della prima volta, secondo me, a Galatone, da come mi ricordo io, sì, a 30 anni quasi, della presenza dei carri allegorici. Ci sarà una novità nel carnevale della società operaia, dei carri allegorici con gruppo mascherato. Ci saranno 3 realtà di Neviano che verranno a trovarci ed onoreranno il carnevale galatonese. Allora, un carnevale che si sdoppia, un carnevale che incomincia l'8 marzo in Piazza San Sebastiano, un momento di festa nella piazza così più centrale della nostra città, con un tutti in piazza e carnevale, una grande festa che vedrà la partecipazione delle mascherine singole e delle mascherine in coppia, e una passerella che faranno così sul palco di Piazza San Sebastiano, che verranno giudicate dalla giuria. E un'altra novità per impreziosire la giornata dell'8 marzo, oltre a questa passerella di singole e coppie, sarà il primo premio che banda di carnevale, grazie all'ausilio degli amici del concerto bandistico Città di Galatone, al maestro Diego Gira. Ci saranno 4 realtà del nostro Salento che verranno a trovarci con un premio così tra queste bande musicali più giovani, dove ci sono più giovani musicisti, e che si intervalleranno in una 15 minuti e proporranno così alla cittadinanza di Galatone e non un 15 minuti di canzonieri, di un canzoniere allegro, un modo allegro. La banda è una cosa allegra e verrà, eseguirà un canzoniere tipo Ennio Morricone, Renzo Arbore, così animeranno in modo allegro il Carnevale di Galatone. A farci compagnia, oltre ai classici presentatori che sono io insieme all'amica Leonora Del Ragno, ci saranno anche quest'anno gli amici Zigo e Zago, che rappresenteranno un modo così più allegro, più scanzonato di fare festa in piazza San Sebastiano. Questa è così una bozza di quello che succederà l'8 marzo a partire dalle 15 in Piazza San Sebastiano, e festeggeremo anche la donna, visto che oltre a essere martedì grasso sarà anche la festa della donna. E poi passiamo a questo momento così più importante, che è il 54esimo Carnevale di Galatone, che sarà il 10 di marzo, così andiamo sì già a cavallo della Quaresima, però si usa dalle nostre parti così estendere il periodo carnascialesco fino alla pentolaccia, fino al sabato e domenica. Allora è giusto che il carnevale si faccia il giovedì 10 marzo, e in modo da coinvolgere più realtà di Mitofe. E ci sarà questa passeggiata che faranno tutti i gruppi mascherati, carri allegorici con gruppi, partendo con un nuovo percorso, perché è un nuovo percorso per far consentire così il passaggio dei carri allegorici, perché sono delle strutture più di 4 metri, 5 metri, e non possono passare nel solito tragitto fatto negli anni scorsi dal carnevale. E allora partiranno da Piazza Padre Pio, dalla Villa Mercato, attraverseranno via Lecce, Piazza Sant'Antonio, via Savoia e via Laldomoro, per arrivare sempre nella classica Piazza Pertini. Però allora via Laldomoro sarà il nostro, che so, Corso Roma,
Gallipolino, via l'Aldomosa, proprio il viale del carnevale 2011 della società operaia. Questa è la novità. Saranno presenti tanti gruppi di Nieviano, Melissano, Nardò e tanti anche da Galatone. Una cosa bella è che sicuramente forse parteciperanno quasi tutte le parrocchie di Galatone, oltre anche ad altre associazioni. Un modo così festoso di partecipare tutti insieme al carnevale. Però per fare tutto questo c'è bisogno di soldi, di denaro, e adesso questo è un invito che facciamo come società operaia a tutti i cittadini, oltre alle attività commerciali che in questi giorni, che so, l'amico Roberto Cuppone sta visitando uno per uno e sta proponendo vari pacchetti per aderire al nostro carnevale 2011, anche con la lotteria che parte così da domani, questa vendita dei biglietti della lotteria del carnevale, che ci sono dei premi così utili per la casa, però comunque servono, è un modo così con soli 2 euro di contribuire a questa festa, che secondo me è una festa che dobbiamo incominciare così ad animare di più, in modo che diventa, dopo la festa del Santissimo Crocifisso, una festa così importante di coinvolgimento della città di Galatone. Un'altra così novità, oltre alle solite maschere che abbiamo ormai introdotto da quando è da 5 anni che organizzo il carnevale di Galatone, Carniale e Caremma, dallo scritto di Giuseppe Susanna, quest'anno così abbiamo anche lanciato un concorso nelle scuole fino al 10 di febbraio per disegnare il logo di carnevale, che sarà il marchio ufficiale che vedrete nella pubblicità sia video che anche cartacea del carnevale di Galatone. E altra novità, vabbè, ci sarà il classico video di MyBox TV che non potrà mancare. Adesso poi sarà lo staff di MyBox TV e Michele a delineare il contenuto e la forma di questo bellissimo video. Ma un'altra novità è rappresentata anche dalla diretta web che faremo come web radio che radio durante tutta la giornata, sia dell'8 che del 10 di marzo. Così ci saranno gli amici dello staff che anche daranno un servizio così agli amici di Galatone che non potranno partecipare attivamente al carnevale galatonese. Io, questa è una prima anticipazione, forse sarebbe bello poi ritornare così il 27 febbraio per fare una presentazione ufficiale anche di tutte le maschere che in questo mese di febbraio si iscriveranno al carnevale galatonese. Vi ricordo, perché quanto riguarda i gruppi mascherati, le iscrizioni scadono il 26 di febbraio alle ore 12.30 presso l'agenzia Viaggi Pifla in via Roma. Per quanto riguarda le mascherine singole e le coppie, continuano fino al 5 di marzo 2011, sempre presso l'agenzia Viaggi Pifla. Vi ricordo, per conoscere le novità del carnevale di Galatone, oltre a tenervi aggiornati sul sito di MyBox TV, sul sito di Chiaradio, c'è una pagina fan di Facebook, in social network, Carnevale di Galatone. Lì c'è tutto quello che accade in questo mese di preparazione a questa grande festa voluta dalla società operaia Antonio Ferrari, De Ferraris di Galatone, che oltre a MyBox TV, che radio, Zigo e Zago, il concerto bandistico Città di Galatone, il maestro Diego Gia, che ci danno una mano all'organizzazione. Vorrei salutare così il presidente Tonino Magurano della società operaia e tutto il consiglio direttivo, il comitato dei sindaci, che anche sono co-organizzatori ci danno una grande mano per questa realizzazione di questa 54esima edizione. Allora, Galatone, ci serve una mano, dateci una mano anche con un piccolo contributo. Se siete in un'attività commerciale, fatevi sentire, vi verremo a trovare, ma anche con un semplice biglietto che da domani troverete così in tanti amici che vi verranno a trovare. Ciao a tutti e buon carnevale di Galatone.